Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo qua, anzi, buongiorno e buona settimana. Lunedì, inizio di settimana. Siamo qua col nostro caffè a fare il nostro video caffeine e oggi è cambiato anche l'ambience. Non ho più dietro la mia bella cucina, ma ho la finestra perché oggi finalmente anche qua nevica. Vedete, sto sfarfallio qui. Sto qua. Non è uno sfarfallio, già che la ripresa mia di solito è pessima, però vede, non è sfarfallio, è neve, sta venendo giù, ha iniziato da pochissimo ma viene giù. Ecco, quello lì, questo è il mio Itoigawa, dov'è? Sto qua, no, dov'è? Qua, oh, qua, oh, questo, e sto qua, pino nero, poi là dove era c'era un abete, i colori si vede poco, c'è un abete, un bosso, vabbè. E che ve ne frega voi, no, niente. No, è lunedì, sta nevicando. A parte che prevedevano della neve da paura, invece sta qua è neve che, insomma, quando ero bambino si usciva in bicicletta a farne impennate questa neve qua, no? Avevo la bici con noleggi, per cui era particolarmente indicata. Ecco. E il giorno d'oggi tanta neve così, c'è cioè, allarme, strade ferme, così, però vabbè. No, questo era per dire che siamo al nord e ogni tanto nevica. È vero che solamente il secondo giorno dall'inizio dell'inverno che nevica, anzi dall'autunno che nevica, per cui non è che sia venuta giù un granché di neve, anzi. Però la neve è sempre in agguato. Quando io dicevo cazzo, occhio a determinate piante così. C'era del gran ottimismo, adesso questa nevicata non che sia tardiva, perché non è tardiva, però abbiamo avuto delle giornate di sole parecchio anticipate, dove comunque faceva freschino, però al sole insomma si stava bene, e anche le piante non stavano mica male, e cosa fanno? Hanno iniziato a gonfiare qualche gemmina, e adesso la neve, ragazzi, per fortuna io non ho piante mediterranee, se avevo fuori piante mediterranee dovevo coprire. Portarmene in casa, ecco, era un guaio, era quello lì il discorso che facevamo anche l'altro giorno con Alfiero su Ardi. Ecco, i rinvasi, poi gente che era già partita, ho già visto in internet, ah, pronti a rinvasare, avanti Savoia. No. Bisogna aspettare, bisogna avere calma, 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 anche perché se è una pianta un po' delicata così che tu fai rinvaso adesso, dai, insomma, aspettiamo che è meglio. La natura ha i propri tempi, no? E li rispettiamo. E niente, che poi fare l'albero non è facile, perché fare l'uomo, è vero che lavori, ti devi fare il mazzo, però quando fa freddo, vai in casa, camino, c'è il riscaldamento, oppure che ne so, se sei fuori per lavoro, però ti metti sul cappottino, quello un po' più pesante, c'è piumino, no? Poi oramai c'è il guanto, Gore-Tex, doppio strato, no? E vabbè. E fare l'albero, sei lì. Neve, no, neve, no! E invece neve sì, cazzozza, sei un po' esposto così, quello che ti dà la natura devi prendere, non per niente, oh, ricordiamo anni fa che hanno fatto delle gran estati calde, dei gran inverni molto freddi, qualche pianta qua è morta in piedi, siccità mostruosa è morta in piedi, te immagina far l'albero, cioè tu da uomo vai al supermercato e ti compri l'acqua minerale. Guarda, qua non abbiamo problemi, apri il rubinetto, l'acqua è buona, qua nella zona mia. C'ho coso per fare le bolle, ma non quello dietro, il frizzatore domestico. Però la pianta, che cazzo deve fare? È lì, nevi, caldo, sveglio, 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 neve, freddo. Cioè, infatti, vediamo, poi. Piante con parti di rami morti in piedi, qua addirittura ho visto che hanno tagliato di recente qua un bosco di larici che erano impiantati, avevano raggiunto una discreta altezza, però non ce n'era. Ogni anno
A luglio-agosto perdevano tutti gli aghi e per poi rimetterli, li vedi su a novembre, sti poverini col lago che cazzo ci faccio qua? Io sono da montagna. Vabbè. Questo è tutto. Morale di oggi qual è? Non lo so. Se sei un albero, stai fuori. Se sei un omino, beato te, stai in casa. No, neanche, perché c'è chi esce per lavorare. Non so qual è la morale di oggi. Mi trovate voi una morale, forse? Dai, trovatemi voi una morale. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao!